Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News, edizione Milano. Vediamo i titoli di oggi. Sono risultati positivi alla variante Omicron anche la moglie e figli del dirigente Eni, il paziente zero scoperto dal laboratorio dell'ospedale Sacco, nessun contatto positivo in Lombardia. È stato un weekend educativo, passeremo alle multe solo in un secondo momento, così il sindaco Sala dopo il primo weekend con l'obbligo della mascherina all'aperto a Milano. Caos al Pirellone, dopo che il presidente Fermi ha dichiarato inammissibili oltre 1000 emendamenti, il Movimento 5 Stelle occupa l'aula, 7 gli espulsi, interviene anche la Digos. Un intervento che sa di ultimatum, il sindaco Sala venga a chiarire le ragioni del progetto del nuovo stadio, il messaggio del comitato Simeaz che vuole salvare il vecchio impianto. Il Natale riaccende l'economia e regala il primo record, saranno infatti 30 km di vie decorate grazie al contributo di 14 sponsor che hanno aderito al bando. In apertura lo avete sentito anche dalle nostre anticipazioni, tema sanitario, la variante Omicron individuata da un laboratorio dell'ospedale Sacco di Milano, lo stesso che aveva a sua volta individuato anche il paziente 1 di Codogno allo scoppio dell'emergenza Covid. Positivi anche i familiari dell'uomo, un manager dell'Eni. Abbiamo parlato però anche del tema variante con i milanesi, sentiamo. Mentre uno dopo l'altro i paesi si blindano, chiudendo le frontiere, si scopre che la nuova e temutissima variante Omicron ha già fatto il suo ingresso in Europa. Primo caso scoperto in Belgio e ora anche in Italia. Il paziente 1 è stato trovato in Lombardia. Si tratta di un ingegnere campano di 40 anni arrivato a Milano per una visita medica, ma che non avrebbe avuto altri contagi in regione, secondo quanto fa sapere l'assessorato alla salute. Intanto la ricerca corre per capire se le 32 mutazioni della proteina Spike possano eventualmente bucare la protezione dei vaccini attualmente utilizzati ed emergono nuovi particolari sui sintomi causati dalla nuova variante sudafricana: stanchezza, mal di testa, prurito in gola, leggero raffreddore. Ha paura di questa nuova variante, l'Omicron? Beh, senz'altro tutte le varianti fanno paura, sia Delta sia Omicron, no, senz'altro. No, assolutamente. Come mai? Ma perché sono vaccinata, farò la terza dose a breve, quindi onestamente sono fiduciosa. Paura no, però sono preoccupata perché comunque la situazione pandemica non sembra finire presto. Lei pensa che la vaccinazione possa essere un modo per sconfiggere questa variante? Deve essere, senz'altro. Determinante, sì, assolutamente. Beh, sicuramente sì, più le persone si vaccinano, più le varianti non si sviluppano, credo. Poi non sono della materia, quindi non lo so. Diverse le misure messe in campo negli ultimi giorni anche per cercare di non far lievitare ulteriormente i contagi, a Milano in particolare l'utilizzo della mascherina all'aperto nelle vie del centro. È stato il primo weekend con questa restrizione, sentiamo anche il commento del sindaco Sala. Un weekend educativo, il sindaco Beppe Sala definisce così il primo fine settimana in cui è stata in vigore l'ordinanza che impone l'obbligo di mascherina nelle vie del centro anche senza assembramenti. È stato più, diciamo, un weekend educativo, abbiamo deciso di non multare ma di spiegare ai cittadini perché e cosa devono fare e passeremo le multe più avanti. Da quello che mi hanno detto un po' soprattutto i responsabili dei vigili, però la stragrandissima maggioranza la mascherina ce l'aveva e quindi è stato un segno positivo. Probabilmente Milano ha anticipato una tendenza che vedo anche parlando con altri sindaci, perché tutti si stanno preparando nelle aree più affollate a mettere un analogo divieto, quindi ci sta nelle aree più affollate per queste festività di Natale. In tanti hanno però sottolineato che limitare gli effetti dell'ordinanza al solo centro città renda il provvedimento poco efficace, dal momento che anche altre aree della città, come per esempio Corso Buenos Aires, sono centri dello shopping natalizio. Ma su una possibile estensione dell'obbligo della mascherina al resto della città, Sala risponde così. Non credo, ma questo dipenderà dall'evoluzione della pandemia. Adesso noi abbiamo messo questa misura precauzionale laddove ci sarà ovviamente più affollamento per lo shopping natalizio. Poi ogni cosa, cioè noi cerchiamo, per esempio, non ci siamo sentiti di non fare l'albero di Natale è tradizione, ma abbiamo deciso di non fare il concerto. Quindi, vedete, è sempre un po' la ricerca di misure anche di buon senso. Stessa cosa.
la scala è la prima della scala. Ho chiesto al CDA di non fare la cena perché sono 300 persone in un luogo chiuso e non mi sembrava giusto. Abbiamo degli schermi in giro per la città, ma per esempio ho detto non mettiamolo in galleria che normalmente è più affollato. Quindi non c'è una regola aurea, ma c'è il buon senso di misura per misura. Regola della mascherina all'aperto che verrà utilizzata anche da altre realtà più piccole di Milano, è il caso di Corbetta, soprattutto in ottica delle prossime festività di Natale. Vediamo. Per prevenire ogni possibile ricaduta nei contagi a Corbetta Comune, che ha già visto innalzarsi il numero dei positivi nelle ultime settimane, il sindaco Marco Ballarini ha scelto di proseguire con la strategia impiegata fin da febbraio 2020, cioè agire in anticipo. Accogliendo la richiesta del prefetto, che ha invitato i sindaci a valutare la possibilità di istituire l'obbligo della mascherina anche all'aperto durante le festività natalizie, Ballarini ha emesso un'ordinanza che varrà proprio in occasione delle prossime settimane, dove a Corbetta, come ovunque, saranno maggiori le occasioni di eventi pubblici a cui parteciperà un gran numero di cittadini. Tutti gli eventi del Natale 2021 a Corbetta verranno svolti con la massima sicurezza, a partire dall'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto per poter partecipare a tutte le iniziative, ha detto il sindaco. Una misura di sicurezza, di buon senso e di rispetto. Non possiamo sacrificare e mettere a rischio la salute delle persone e la riapertura delle attività locali dopo ormai 2 anni di sofferenze. Sempre sul fronte contrasto al Covid, la giunta di Corbetta ha approvato un nuovo piano di aiuti, il bonus Natale 2021, 50.000 euro di budget per un contributo che potrà arrivare fino a 200 euro per famiglia nei casi delle aventi diritto. Siamo davvero orgogliosi di questa nuova misura economica straordinaria, ha concluso il sindaco, perché restituire un po' di dignità e gioia a chi ha più bisogno durante le feste non ha prezzo. Proseguiamo la nostra pagina sull'emergenza sanitaria con il punto rispetto ai vaccini e ai contagi, dati sempre in diminuzione a inizio settimana, poco meno di 15.000 le dosi somministrate nella giornata di domenica. Vediamo anche il dato sui contagi, resta molto alto, il dato di Milano 142 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti, lo ricordiamo, calcolato su base settimanale, dato ben al di sopra del dato complessivo lombardo di quello nazionale. Weekend che è stato ancora all'insegna anche dei cortei, no Green Pass, cortei non autorizzati per le vie del centro, e non sono mancati momenti di tensione. 100 identificati e 11 denunciati. Si contano i danni e si attribuiscono responsabilità dopo le proteste no Green Pass che hanno sfiancato la città per il 19° sabato di fila. Gli investigatori tengono pronto un piano di emergenza per evitare che la situazione si aggravi e diventi insostenibile nel periodo dello shopping natalizio. Sabato i commercianti hanno dovuto abbassare le saracinesche per evitare grossi danni in occasione del corteo rigorosamente non autorizzato. I Novax e i no Green Pass sono riusciti a mischiarsi alla folla del sabato pomeriggio in Piazza Duomo, aggirando così anche l'obbligo di mascherina, che è entrato in vigore per la zona che va da Piazza San Babila al Castello. La multa per tutti i trasgressori arriva fino a 1.000 euro, così dispone la nuova ordinanza del sindaco Beppe Sala. I partecipanti al corteo, arrivati davanti a Piazza Duomo, hanno urlato slogan contro il Green Pass, la presunta violazione della libertà, e slogan a caso contro il presidente del Consiglio Mario Draghi. I manifestanti, un centinaio in tutto secondo la questura, sono stati inizialmente accerchiati in Piazza Duomo dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, che hanno poi proceduto con le identificazioni. Dopo una prima fase di contenimento hanno tentato un corteo imboccando via Torino. Lì, mentre alcuni negozi erano costretti a tirare giù le serrande e la circolazione dei tram veniva temporaneamente bloccata, sono stati subito fermati dai reparti di polizia, carabinieri e guardia di finanza, evitando così che si dirigessero in altre direzioni. Respinti di nuovo in Piazza Duomo, i No Pass sono stati poi gradualmente dispersi dopo numerose identificazioni che, fa sapere la questura, si tradurranno anche in sanzioni per il mancato uso delle mascherine. È stato nuovamente denunciato dai carabinieri del nucleo informativo Giuseppe Spiniella, il 62enne perquisito per aver aggredito una troupe televisiva lo scorso 13 novembre. Spiniella, recidivo, è tornato in piazza ed è stato notato alla manifestazione mentre raggruppava alcuni manifestanti per far partire un corteo di una trentina di persone su via Torino. Nonostante l'intervento delle forze dell'ordine, il 62enne è riuscito a posizionarsi oltre il cordone di sicurezza, dove ha prima bloccato un'auto in marcia e poi ha fatto cadere, scaraventandolo a terra, un passante a bordo di uno scooter. A quel punto i militari lo hanno bloccato, perquisito e accompagnato alla caserma di Via della Moscova, dove è stato denunciato per istigazione a delinquere, manifestazione non autorizzata e violenza privata aggravata.
E momenti di tensione anche questa mattina in Consiglio regionale, dove è in corso la votazione della riforma sanitaria, espulsi i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, è dovuta intervenire anche la Digos. Chiedo agli assistenti d'ala di procedere. Fischi, cartelloni, grida e 9 consiglieri espulsi è il resoconto della prima mattinata di votazione della legge di riforma del sistema sanitario lombardo dopo la maratona di discussione in aula del Consiglio regionale durata 3 settimane. Il Movimento 5 Stelle, per protestare contro il taglio da parte della maggioranza di 3.500 ordini del giorno alla riforma sanitaria Moratti-Fontana, ha così deciso di occupare l'aula sedendo nei banchi della Giunta e della Presidenza e mostrando con i cartelli le proposte non accolte dal centrodestra. Questa riforma non risolve nessun problema dei cittadini, non porta la sanità sul territorio, non interviene sulle liste d'attesa, non interviene nel rapporto tra sanità pubblica e privata, dove il privato è sempre avvantaggiato e il cittadino deve pagare per avere una visita in tempi decenti. Non interviene sulle nomine politiche in sanità. Questa non riforma non accettiamo di portarla avanti in questo modo, non c'è stato nessun ascolto dopo 2 settimane in aula in cui abbiamo esposto le nostre tesi e quelle che i cittadini ci hanno segnalato e quindi abbiamo protestato, 9 espulsioni, nessun ascolto e taglio di ordini del giorno e emendamenti. Più moderata invece la posizione del Partito Democratico, che si aspetta un'apertura della maggioranza verso il confronto e il dialogo. Adesso ci auguriamo che con questo voto ci possano essere delle aperture da parte della maggioranza sui nostri emendamenti e ordini del giorno che intendono proprio andare incontro alle esigenze dei cittadini. Ennesima poi situazione antipatica, il presidente del Consiglio regionale ha tagliato parecchi ordini del giorno, non del PD perché noi eravamo stati rigorosi nel presentare solo cose ammissibili, ma di altre minoranze, segnatamente i 5 Stelle, che avevano presentato molti e molti emendamenti che il presidente ha deciso di cancellare, così come gli ordini del giorno, anche perché erano affetti da un tasso di ostruzionismo piuttosto elevato, cosa che noi del PD non abbiamo fatto. Però ribadisco, maggioranza che continua a fare forzature e su un tema come la sanità questo non si dovrebbe fare. Lasciamo i temi sanitari, la cronaca adesso con un tragico incidente in piazza Papa Giovanni XXIII a Milano. Pochi minuti dopo mezzogiorno un ciclista di 53 anni è stato investito da un'automobile e anche trascinato per diversi metri. Per l'uomo non c'è stato scampo, è morto sul posto, inutile anche l'intervento dei soccorritori inviati da Areu. E sempre per la cronaca, la scorsa notte una nuova rissa coinvolti diversi giovani nella zona di Piazzale Loreto. Ennesima rissa nella notte tra gruppi di giovani a Milano, questa volta è successo in Piazzale Loreto, dove i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato 4 uomini per rapina aggravata e lesioni personali, accusati di aver aggredito 2 fratelli siriani. I 4 finiti in manette hanno tutti tra i 21 e i 32 anni e sono di nazionalità egiziana. La chiamata al 112 arriva in piena notte da alcuni testimoni che denunciano una violenta lite tra un gruppo di giovani. I militari intervenuti così sul posto individuano le 2 vittime, i 2 fratelli siriani, anche loro poco più che 20enni, che raccontano che mentre si trovavano in un bar in via Padova sono stati aggrediti e picchiati da 4 egiziani e uno gli aveva portato via anche il portafoglio. Dopo il racconto delle 2 vittime, che sono riuscite anche a dare ai carabinieri una descrizione dettagliata di chi li aveva rapinati, i militari si mettono subito sulle tracce dei 4 malviventi e dopo un breve inseguimento tra le vie del quartiere, all'altezza di Viale Monza, il gruppo è stato sorpreso e fermato, con ancora il portafoglio in tasca di uno dei fratelli. Finiti così in manette, i 4 sono stati portati immediatamente al carcere di San Vittore, mentre uno delle vittime è stato portato al pronto soccorso della clinica Città Studi a causa di una serie di contusioni alla testa ed è ora sotto osservazione. Ancora la cronaca per una serie di furti a danno degli studenti del Politecnico nelle aule studio e negli spazi comuni sono scattati 2 arresti.
Una serie di furti a danno di studenti nelle aule studio e negli spazi comuni del Politecnico di Piazza Leonardo ha fatto scattare le indagini della polizia, che sono riuscite ad arrestare due giovani, un cubano, un argentino, entrambi ventunenni e pregiudicati. Gli agenti, venerdì scorso mimetizzati tra gli studenti, hanno individuato due giovani che, sempre con i telefoni cellulari in mano, si muovevano con una discreta disinvoltura tra i piani e hanno deciso di pedinarli. I due hanno iniziato a scattare delle foto e a osservare all'interno di alcune aule studio al fine di poter individuare la vittima e gli oggetti da rubare. Girando tra i corridoi e alternandosi di posizione per individuare l'aula in cui vi fosse meno affluenza, uno si è posizionato nei pressi dell'ingresso dell'università per monitorare l'esterno dell'aula individuata per il colpo. L'altro, entrando all'interno dell'aula, si è avvicinato ai banchi, ha individuato uno zaino poggiato sul banco, l'ha aperto per controllarne il contenuto, richiudendolo subito dopo e con una mossa fulminea l'ha indossato in spalla per poi lasciare l'aula. Dopo un cenno di intesa con il complice, che fungeva da palo, i due si sono diretti verso l'uscita dell'università. Gli agenti li hanno bloccati e arrestati per furto pluriaggravato in concorso, mentre lo zaino asportato dall'aula è stato restituito alla studentessa ignara del furto subito. Voltiamo pagina perché prosegue sempre a Milano la battaglia del comitato Si Meazza per salvare la vecchia struttura, con un invito anche al sindaco Sala. Sentiamo. Un invito che sa di ultimatum. Il sindaco Sala venga a chiarire le ragioni del progetto del nuovo stadio. Il messaggio arriva dal comitato Si Meazza, che ormai ha accentrato in sé tutti coloro che si oppongono all'abbattimento del Meazza per far spazio al nuovo impianto che Inter e Milan vogliono costruire. Per voce dell'ex vice sindaco Luigi Corbani arriva dunque l'invito al primo cittadino a partecipare a un'assemblea pubblica per spiegare perché, secondo lui, è necessario abbattere il Meazza. Innanzitutto noi inviteremo il sindaco con conferenza pubblica a un'assemblea pubblica del comitato, il sindaco e tutti i consiglieri comunali. Spero che non si sottragga un momento di discussione. Insistiamo perché il sindaco continui. Insistiamo perché il sindaco vada in consiglio comunale a riferire sull'interesse pubblico, la motivazione dell'interesse pubblico. Un momento di discussione e confronto, ma il comitato, a cui hanno aderito ormai quasi 400 personalità di rilievo della società civile e politica, oltre a varie associazioni, non esclude azioni legali, dal TAR alla Corte dei Conti. Se in Regione si discute anche in modo piuttosto acceso di riforma sanitaria, a Bareggio l'amministrazione punta ad ospitare un ospedale di comunità. Vediamo. È attesa mercoledì la decisione di ATS Regione Lombardia su quale comune del Magentino potrà ospitare un ospedale o casa di comunità. I nuovi presidi della sanità territoriale previsti dal PNRR e dalla riforma sanitaria regionale. I comuni candidati sono Bareggio, Vittuone e Arluno. La riforma prevede una casa di comunità ogni 40.000 abitanti e un ospedale ogni 150.000, strutture che ospiteranno medici di base e potenzialmente altri specialisti e che nel caso dell'ospedale avranno anche dei posti letto. Bareggio si candida come comune per ospitare l'ospedale delle comunità o casa della comunità. Mettiamo a disposizione un terreno che negli anni passati era destinato a area di ex autocostruzione. Purtroppo questo progetto è fallito, ma quell'area ha una destinazione appunto sociale e ci teniamo a fornire dei nuovi servizi sociosanitari per i nostri cittadini in primis, ma poi per tutto l'ambito. Quindi per Bareggio questa sarebbe una grande opportunità e speriamo veramente di essere scelti e selezionati, perché sarebbe un valore aggiunto per tutto il territorio di seconda cinta vicino a Milano. Noi abbiamo mandato la nostra candidatura ad ATS, che poi selezionerà in questa area la zona che ritiene migliore. In quest'area si sono candidati altri comuni oltre a Bareggio. Si poteva mettere a disposizione o un terreno nudo o un edificio. Noi abbiamo a disposizione questo terreno con destinazione sociale, quindi abbiamo privilegiato questa scelta. Loro faranno le valutazioni con i tecnici in base
ha dei diversi criteri di logistica, sistemazione, impatto con l'intorno, però devo dire che Bareggio, per la sua posizione vicino a Milano ma anche sul rettilineo della statale 11 verso Magenta, abbiamo buone probabilità, in quanto la statale, la ex statale 11, è un'arteria molto importante che quindi ci permette di avere collegamenti diretti, e poi abbiamo terreni anche per l'atterraggio di elicotteri nel caso di emergenza. Vi mostriamo adesso le immagini della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Humanitas. Passione, perseveranza, internazionalità e contaminazione dei saperi. Questo il messaggio di Catherine Caricò, biochimica e senior vice president di BioNTech, l'azienda biofarmaceutica che con Pfizer ha sviluppato il primo vaccino contro il Covid-19. Per questo e per la sua lunga carriera di ricercatrice, Caricò ha ricevuto la laurea honoris causa in medicina dall'Humanitas University nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023. Un'occasione per sottolineare come le università, con il loro lavoro di ricerca, sono diventate ancora di più un luogo fondamentale per affrontare la pandemia, che anzi ha rappresentato nuovo carburante nelle attività degli Atenei, proprio a partire da quello dell'Humanitas. È indubbio che la pandemia è stato un booster fortissimo, infatti abbiamo notato, oggi ne parleremo, un incremento della produzione scientifica molto elevata nei nostri docenti, sia sulle aree legate strettamente al Covid, ma senza dimenticare tutte le altre che hanno continuato a ricevere e riceveranno sempre una grande attenzione. Uno sforzo che non è fatto solo di ricerca teorica, ma di azioni concrete, due le direttrici su cui le università possono continuare a contribuire alla lotta alla pandemia, come ha spiegato la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. Primo è quello di stimolare eventuali variazioni nella composizione dei vaccini che tengano conto delle varianti, quindi questo è un lavoro che magari non viene pubblicizzato ma si fa continuamente. Il secondo è quello di costruire anche in Italia una rete di centri capace di nel futuro muoversi in tempo per creare anche vaccini sul nostro territorio. Questa rete verrà finanziata attraverso bandi sia del nostro Ministero che della Salute sarà molto centrata sulla nuova tecnologia RNA. L'inaugurazione dell'anno accademico è stata anche l'occasione per presentare il nuovo Innovation Building dell'Ateneo, 6.000 metri quadrati, per far crescere e stimolare le idee, aiutando gli studenti a metterle in pratica in sinergia con l'ospedale, con il centro di ricerca e con il mondo delle aziende. Un vero incubatore di start-up in cui sperimentare nanotecnologie, intelligenza artificiale, biomedica e big data, grazie a laboratori aperti e modulabili connessi con le aule per favorire lo scambio di conoscenze e la comunicazione tra studenti e docenti di discipline diverse. Cambiamo decisamente argomento, adesso a Cesano Boscone per il progetto della nuova piscina, progetto che sta avanzando. La nuova piscina di Cesano Boscone prende forma ed esiste già un rendering del progetto diffuso negli scorsi giorni, immagini che vediamo e che mostrano come verrà riqualificata tutta l'area di Via Cascina Nuova. Il nostro comune finalmente potrà vedere il rilancio della struttura natatoria comunale, la famosa piscina che Cesano aspetta da anni, perché nel corso dell'ultima settimana abbiamo sottoscritto il contratto con la cordata, l'RTI, di aziende proponenti che hanno di fatto proposto un progetto di rilancio totale, quindi una demolizione e ricostruzione dell'esistente, dell'attuale polo natatorio. Si tratta di una nuova opera costruita con la formula del leasing in costruendo, che ci mette al riparo da tutta una serie di rischi economici e finanziari, e che sostanzialmente vedrà da un lato la ricostruzione di una piscina coperta e dall'altro la realizzazione di un parco acquatico nell'area che già era stata destinata appunto a piscina all'aperto. I lavori dovrebbero cominciare nella prima primavera, perché attualmente i promotori hanno 45 giorni di tempo per presentare il progetto esecutivo, che poi dovrà superare un ultimo vaglio da parte degli uffici comunali e un'approvazione definitiva della giunta. Però, dicevo, tra febbraio e marzo potrebbe partire il cantiere.
Realisticamente la piscina dovrebbe aprire nell'autunno del 2023. Torniamo a Milano, dove fortunatamente non si parla solo di emergenza legata al Covid, ma anche delle prossime festività di Natale. Saranno delle feste da record. Sentiamo il motivo. 30 chilometri di strade illuminate per più di 200 vie con arcate, filari, tende luminose, LED e scritte augurali. È così che Milano si prepara al Natale, regalando alla città il primo record in assoluto per chilometri di luminarie che faranno risplendere per tutte le feste il capoluogo lombardo. Sono 14 gli sponsor che hanno risposto al bando del comune presentando progetti per illuminare al contempo distretti e vie commerciali nel centro e in periferia. E se nel cuore della città i chilometri saranno 12, nel resto dei quartieri saranno almeno 18, una lunghezza mai raggiunta prima, visto che nel 2019, l'ultimo anno senza pandemia, i chilometri coperti da luminarie erano stati 12 per circa 180 vie e l'anno scorso solo 9. Ai 30 chilometri degli sponsor andranno poi sommate le altre vie addobbate grazie ai progetti delle varie associazioni di quartiere che fino al 14 dicembre potranno partecipare con i loro progetti all'avviso del comune e ricevere fino a 3.000 euro in contributi per un totale di 75.000 euro. Per quanto riguarda il centro, per menzionarle sono alcune, sarà Dior ad illuminare Corso Vittorio Emanuele da San Babila a Piazza Duomo, Netflix si occuperà di Corso Como da Gaeo Lenti a Largo La Foppa e Corso Garibaldi, Ralph Lauren invece illuminerà Via della Spiga, Banca Mediolanum, Via Dante, Nivea, Via Le Monza da Piazzale Loreto a Sesto Marelli e Giochi Preziosi via Orefici. Siamo felici per questo straordinario risultato, ha commentato l'assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro Alessia Cappello. I progetti presentati da 14 sponsor contro i 4 del 2020 e gli 8 del 2019 premiano una città che sta vivendo con attenzione al rispetto delle regole, ma con grande impegno, un periodo di ripresa in ogni settore, a cominciare da quello economico. È tutto con questa notizia, noi ci ritroviamo dopo la pubblicità con l'edizione Pavia.